Nice camera. Bentornati a tutti voi, io sono Anthony Pence e benvenuti sul mio canale. Che c***o è che sbatte la porta urlando? Quel mona! Come puoi notare, oggi Jody non sta sopra, non sta sotto, ma sta qui! Tony, sono il te del passato! Ti prego, non ritirarmi fuori! Ti prego! Tony, ho visto il me del passato! Ma mi sa che è arrivato quel giorno, Tony. Oddio, di rivedere le nostre cose vecchie. Sì, ciao a tutti, preparatevi, Ciao, Jodel! Ciao! Siamo qui oggi, Jodel, per commentare la nuova puntata di... No! Oggi commenteremo il nostro passato personale, perché ce lo stanno chiedendo da tanto tempo, Tony. Come il nostro passato, Jodel? Sì, il nostro passato, diciamo quello che eri tu una volta all'inizio della tua carriera. I miei video vecchi. Nel web, i tuoi video vecchi marci, se posso dirlo. I video in cui Rednos, che non so ancora dov'è, faceva il rapper. Il rapper! Maggie e Bianca. Maggie e Bianca, Jody! Finalmente capiremo come sei entrato in Rai Cult. Per questo incredibile speciale 500.000 iscritti. Ti chiedo a voi ragazzi 100.000 likes in un giorno e ci facciamo i capelli biondi. Ce li stavamo per fare, non ci siamo riusciti. Adesso... capelli biondi se arriviamo a 100.000 like, perché questo è lo speciale 500.000, è molto importante. Veramente noi ci facciamo i capelli biondi. Vi risfidiamo. Una sfida. Che dire, Giodella, a questo punto let's go to the passato. Oddio. Wow, North Sudovest. No. E forse quel che cerco neanche c'è. Oddio, zio, stai attento. Ma no, su dove stai scosa? Perché stai cercando? Staranno cercando lei o forse te. No. Facciamo così, visto che sei arrivato qua, iniziamo da lui? Iniziamo da lui. Oh, sì. Che bello. Tu che volevi fare il rapper, no? Ti sei ritrovato io a fare... Io sono un rapper, ma io sono Eminerd. Ma che... Tiriamo fuori delle cose? No, aspetta, tiriamo fuori delle cose del passato, Rednos, capiremo il perché tu sei diventato uno youtuber di me. Quattro volte, come quattro passi, no, frate, ma non sei, ma non ci passi. Perché sei diventato? Sì, ma non è... Perché di Baggio adesso? Non sei, tu sei di Lissone, di Lissone, sono di Monza. La tua tipa, ma quella strana! No! Va bene, a parte... No, nel senso, la mia tipa... Non qualsiasi... tipa! No. Let's go to the passato of Red Nose! Ma ci inventiamo uno stacchetto, tipo... Il passato di noi... Ok. Un'altra merda! Andiamo agli esordi del nostro Rednos, che sognava di diventare un rapper. Vai, eccolo qua! Pelato come non mai. No, non io il fotografo, Questa è un'intervista di Rednos ad una radio. Vuoi specificare che radio? Raga, dei Pop TV. Di Pop TV. Ok. Tony che gli rilascia una dichiarazione sul suo nuovo disco. Dove sono? In una cantina. Qui si girava open mic. Cosa vuol dire? E microfoni aperti sui video, quindi non ci si vedeva un cazzo. Si sentivamo sul palco. Sentiamo. Parliamo appunto adesso del tuo di video. Parliamo della tua paura. Chi ci ascolta non sa di cosa stiamo parlando. Comunque cerchiamo di essere magari... dargli più dettagli. Diamo dettagli. Fagli capire un po' quello che hai combinato. Assolutamente, io ho fatto questa canzone che si chiama Paura. Assolutamente, io ho fatto. Perché parla così? Assolutamente. Ma sentiamo se dice ancora robe del genere. Praticamente il video. Ma perché avevi il fiatone? Praticamente. Esatto, così facevi. Ma tanto posso dire, è del 2011 e non sei cambiato per un niente. Cioè, di 3 anni. Che 3 anni? 2011 più 3 fa 2014. Cioè. E che anno siamo, scusa? 2019, quasi 2020. Andiamo avanti. Per dare il senso di paura l'abbiamo girato parte in manicomio. Manicomio. Ragazzi che mi hanno fatto il video Brain Socket mi hanno legato. Brain Socket, così. Ti era il prof Callahan. Madonna raga, imbarazzante. Ma perché questa paura? Perché? La voglia di fare un pezzo così? Domande a cui non saprò mai rispondere. Io sono molto legato a quella che è la mia adolescenza e la cosa più diffusa fra i ragazzi secondo me è la paura. Cosa avrà voluto dire? Se lo dice da solo. Cosa più diffusa tra gli adolescenti è la paura. No!
vero. Fare un video che mi ricordasse, poi io in quel manicomio praticamente ci ho passato tutta la mia adolescenza. Cioè, tu hai passato l'adolescenza in manicomio? Cioè, ci sono quello. Cose che io non posso... Sì, io ho passato l'adolescenza lì e... Che divertimento c'è stare in un manicomio? Come che è fighissimo invece. Ma che merda è? Cioè, il brutto quando c'era ancora in giro un po' di pazzi, c'era uno che si s***a, che raga, una merda. Ti giuro, gli tiravamo i sassi. Ma cosa? Questo se continuava a s***a. No, no! Salutiamo l'uomo che f***a. C'erano anche gli amori diversi. Tipo i gemelli. Grazie. E quindi ho ripreso le cose che facevo 10 anni fa. Sai che c***o? No. Zio, che figa. Quindi questa domenica all'11 ci sarà, dalle 19 in poi ci sarà questa presentazione con uno showcase di 10 minuti, un quarto d'ora. Ma che merda di showcase? 10 minuti, un quarto d'ora! Uno showcase! Uno showcase! Uno starnuto era, non è uno showcase! Gli ho riempito il locale, l'ho mandato un euro. Allora ragazzi, perfetto, partiamo! Ok, chiudiamo! Stacca! Stacca! Il 13 di febbraio, Red Nose 11, paura! Andiamo avanti e passiamo a un live. Cioè, andiamo a vedere cosa succede nella vita di un rapper quando fai il tour, no? Perché comunque andavi in tour, Rednos, hai calcato molti palchi, hai aperto Fabri Fibra. Raga, qua ci credevo tantissimo. Allora andiamo a vedere. Let's go, Marcioni! Ecco, sono Rednos. Yeah, ti spacco la testa. Nose! Almeno lo facciamo noi perché lì. No! Marcio! 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 Ha detto Marcio! L'ha detto quanti anni fa? Sì, un botto, 2011. Ha detto Marcio! Io già iniziavo a far dire Marcio alla gente. Questo è un segno. Marcione. Questo è un fottuto segno. È un segno, zio, di legame. Questo, il primo tossico che entrava nel video, ha detto Marcio. Io lo sapevo che sarebbe stato qui. Che trip del c***o mentale! Però già che siamo qua. No, Marcio, mondo Marcio. Noi incasati. Casati. Ha detto Marcio. Ha detto Marcio. E lui che fa? Io facevo dire Marcio alla gente. Sei una merda. Coincidenza, legami. Siamo amici per la vita. Ragazzi, guarda, sono mondo Marcio. Porca puttana. Ma perché Bassi suonava nell'impianto elettrico? Super soddisfatta. Sei super, sì, super soddisfatta. Perché è difficile dire super soddisfatta. Dito super scendere. Soddisfatta. Questa è tutta pipì. Siamo sempre dietro le quinte, visto, ricordiamo. Sì, perché... sì. Allora, vaga Rednos, con tormento. Guarda la felpa. Guarda la felpa. È la stessa di Bob TV. Infatti, ecco, la torta. Manager di Rednos. Dammi la mela. Ayo, Planet TV. Attenzione. Va così, questo è il rendezvous, questa è la mia crew. Tu lo sai, Rednos, ne do di più. Finito. Oh. Mela. La mela. Ma che c***o ha montato? Ma chi è quello? No, il conduttore è tutto fatto. Ma... è spettacolare. Grandi, grandi commenti. Sempre quello di prima. Sono sempre io, anche il codice fiscale. Sì, nuova proposta. No, sono sempre io. Anche il codice fiscale. Ma perché, zio? Non ne ho idea. Non ne ho idea. Non resta che colpire forte, ma troppe sono le volte faccia a faccia con la morte. Come le porte che hanno dato frate. Che il mio amico che sta qua dietro. Ma dimmi tu con quale mano ha fatto Dio la sua volontà. Bravo, bravo, però, Che bravo, che bravo. Bravo. Commento, bravo, bravo, bravo. Si sta sotterrando. Marcio! Sei un marcio! Grazie, davvero. Grazie a tutti, a tutti. Questo era un po' il passato di Rednos. Se volete che lui risblocchi tutti i suoi video musicali, spaccate di like questo video. Vai. E ci faremo biondi e sbloccheremo e i video. E commentate con... Urutarato! Bene, passiamo un altro passato. A chi? Al tuo zio Marcio. Io Marcione. Direi di andare a indagare nella tua pagina Facebook, ma proprio tanto a ritroso, ma proprio ben dietro, indietro su Facebook, prima dei video dei rapper, dei rapper, prima dei rapper, prima dei rapper, quando facevi il Viner, cioè il Marcione malissimo, il Viner Marcio, il passato di noi. Johnny, la prima cosa che esce è questa cosa qua. Va bene. Per imitare la Ferragni e Fedez. È già troppo recente, Tony. È troppo recente. Dobbiamo andare indietro. Cos'è pronti per la serata magazzino? I bet. Siete in
4. Yeah, ragazzi, solo ai magazzini. Il locale era chiuso, sono riusciti a entrare ai magazzini. Lui che faceva il VIP con il pubblico, pubblico degli altri. Vediamo. Raga, siamo qua sul palco di Tattoo con la gente dietro. Siamo qua chi? Che sei da solo? Mamma, che roba marcia. Ecco il mio primo video da solo. Oh, che c***o, un insetto. Drag me down. Sei paura degli insetti, condividi. Ti vergogni, me. Oh, sì. Cioè, sì. Vediamo quando i tuoi fratelli ti ricattano. Questi non sono i tuoi fratelli. Beh, erano sì. Piccolissimi. I girini dei tuoi sì, fratelli. Sì, girini. Sono cresciuti. Suo fratello era una miniatura. Sì. Che c'è? È che ci daresti 5 euro? Cosa? Ah, sì? Mamma, che marcio! Lo slow motion fatto con l'iPhone che si vede che sprizza tutto. I believe I can fly. Cosa mi caso? Mamma, tu li ha fatto male. Preferite contanti, carta di credito o una bella assegnino così almeno ci regoliamo? Una bella assegnino. Hai educato i tuoi fratelli a essere delle merda. Ecco perché sono così merda. Marci, chiedo scusa. Poi ha scritto lui il copione: mamma Anthony ha fatto male. Mamma Anthony ha fatto male. Che marcio. Se ti ricattano, se ti ricattano, condividi. Ogni video doveva avere quella cosa là per far sì che fosse condiviso, capito? Il video, capito? Perché l'utente medio guarda e fa: è vero, a me mi ricattano. Aspetta, che condivido. Lo condivido. Bene, ragazzi, questo è l'ultimo video del 2015. Quindi per ringraziarvi, mi sa che farò un atto estremo che... Ringraziamo. Un atto estremo di cosa? Per ringraziarvi che no, perché ho avuto tanti fan ricattati, quindi ho condiviso il video. Aspetta che metto non seguire. Ma poi dove cazzo... No! Ma è un bel pacco però, eh. Tutto il mio essere etero che si disperde nelle acque siciliane. Ma era fredda l'acqua? Così il 30 dicembre. Condividete questo video perché ho fatto una roba allucinante. Una roba allucinante. Comunque, la cosa finale è che devi condividere il video. Certo, perché era il master. Pensavo, dicessi, condividete questo video se voi fate il bagno se anche il 30 voi, dicembre. Se vuoi lanciare... 3 dalla Polonia. Scherzi ai fratelli. Bicchiere di acqua in equilibrio. Condividi. Ciao ragazzi, ora oggi farò uno scherzo a mio fratello che in questo momento si trova di là in cucina e ignaro di tutto. Sapeva tutto. Allora devi mantenere un bicchiere d'acqua sul dorso della mano. Che scherzo. Riesci a farlo anche con due? Il fratello era tuo padre qua, sì. Guarda. Se riesci hai vinto contro di me. Se riesci hai vinto contro di me. Bene, ci vediamo domani. Oggi. Ed è così che non si mosse più. Condividi e cerca di liberarti dai bicchieri. Mamma mia, che male. Lascio il web, grazie di tutto. Voglio vedere cosa dici. Oddio, ma poi la camera sudata avevi. E così, ragazzi, ho preso una decisione. Ma è serio? È serio, te lo stai dicendo a te. Adesso che sono da solo in casa, una un quarto del mattino. E dove cazzo erano poi? L'hanno lasciato a casa un quarto d'ora da solo, questo è il risultato. Ciao ragazzi. Finito? Ma non è vero, ma io non mi ricordavo di questo video. Tu non sei quello. Pesce da aprire. Ah! Ragazzi, volevo dirvi che... era tutto un mega scherzo. Ma vai a cagare! Vai a cagare! Me del passato! Sei una merda! Tu ti meriti le tue raga di analito. Sì, esatto. No, vabbè. Guardatevi di chiudere le finestre. Saluta. No! Ha chiuso! Una web radio. Cosa guarda? Tu, vai tu. Qui. Vai. Dai, come si fa la radio? Vai, Tony. Ma questi parlano o no? Ecco. Sai cosa ho chiesto io in radio? Mi ha detto:
Porta una canzone in radio da fare sentire, che quella che ti piace la facciamo passare. Bene, sai che nella radiofonia bisogna portare delle canzoni comunque corte, ci sono i radio edit, perché sennò la gente si rompe i co***i. Bohemian Rhapsody, ho fatto andare la canzone più lunga. 8 minuti e 26 secondi. Se ne sono andati tutti. Sì. Di canto marcissimo. Quale? Canto marcissimo. Quando scopri che manca poco maturità. Sì, sì. Sentiamo la canzone di Antonio. Sono fregato, tu lo sai. I libri guardano, non ce la farò mai. Mi passerebbe anche un 60. Ma tutti un marcio. Calcio in culo dai prof e vi saluterò. Io scapperò, mai una di gioia per me. Vedo solo libri, la via di fuga non c'è. Scusate. Costa gran ceppa che mi presenterò all'orale. Credibile finale? La NASA. E parto per lo spazio. Tagga tutti maturandi con gli idi. Se Izzy cantasse Mi fido di te di Jovanotti. Che ciò che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remaci, forse fa male pure mi va. Qua c'è una chicca di Jody che non ha capito nessuno. Di stare collegato, di chiedere un fiato, di stendermi sopra il burrone. Stendermi sopra un burrone, burro formato grande. E Jody, quando l'ha messa nel video, era tutto fiero di lui. Si è detto bellissimo. Bellissimo, questa la ragazza. Geniale. Cazzo. Burro formato grande, burrone, lo capiranno tutti. Non l'ha cagato nessuno. Chiudiamo il con passato il di iPants con Tony F. Con un saluto di Tony F. Dovete tutti andare a seguire Tony iPants. Bufo. Nel treno. Ma come finire se non in bellezza con il passato di Jodel, con quello che ha fatto, con i suoi deliri, ma anche con le sue cose che arrivano da Rai Gulp. Io direi di guardarci degli spezzoni di Maggie e Bianca. Allora, lui era Andrew in questa serie di Maggie e Bianca. Per chi non conoscesse Maggie e Bianca, facevi il cattivo di una rock band. Sì, ero questo, diciamo, un po' l'antagonista, un po' maledetto, con il bello ma dannato, capito? Esatto. E quindi quello che conquistava la buona. Sì, io a un certo punto ho conquistato la protagonista. No spoiler, però no spoiler. Ma è ovvio, Jody, quando c'è un copione tu conquisti tutto. No! Stagione 2 di Maggie e Bianca. Io mi bacio con la protagonista. Oh! Felipe mi ha raccontato che Bianca ti ha lasciato nei guai. E come fa lui a saperlo? Poi come c***o mi guardi con quegli occhi truccati? Forse so io come aiutarti. Vieni con me. Ti porto nello stanzino. Già, e ti c***o. Ma veramente? La porto nello stanzino? Sì, guarda. Che ci facciamo qui dentro? Lì c'è il vecchio contatore dell'elettricità. E qua c'è la grande... No, qui c'è l'interruttore. Lo faccio io. No, aspetta. Andrew, non sono sicura. Mi è venuta un'idea migliore. Lo sappiamo, Jodel. Basta. No, sei un maniaco. Ragazzi, ma lei mi piaceva. Sì, cioè, l'idea migliore. No, Andrew era innamorato. Agli autori piaceva. Ma no, chi? Spero migliore di far saltare la corrente. No, l'esame non c'entra. E allora di chi è da parli? Potremmo usare il mio diffusibile. No, devi solo far alzare la leva. Io mi dissocio. Ma non puoi dissociarti, è roba tua. Tutti i ragazzi che hanno lavorato con me in questa produzione vi voglio bene. Hanno cambiato lavoro, che non so come mai. Ecco, arriva il fidanzato. Lui sa che è fidanzato. No, è il miglior amico, ma la ama fondamentalmente. Porca miseria. Quindi è un miglior amico che la ama. No! Jody! Cioè, lui che la sta chiamando e Jody che la sta chiamando. Esatto. Baci, sono finti. Lui la sta limonando duro. No. Jacques. Una porta. La porta dove siamo dentro? Lo stanzino. Ha rottato? Dobbiamo fare il test di gravidanza. No. Sì, è stato bello. Però io voglio che tu sia promossa. No. Quindi. Jody! Cosa? Cos'è? Adesso vedi. Cosa fa? Ma l'hai castigato? Adesso. No, adesso non capisci cosa succede, guarda.
Jacques! Andrew! Ma che cosa marcia è? Ho preso la scossa. Avrei preferito l'avessi... No, no! No, dico! Era good. Cioè, questa roba è il curriculum tuo? Sì! Guardate come... Prova d'attore! Leonardo DiCaprio sopra gli orsi! Guarda che roba! È stato elettrizzante. Dovete sapere il fatto che la protagonista faceva spesso sogni assurdi ad occhi aperti. E io c'erano alcuni di questi sogni. Ok. E quindi mi faccio... Ho un po' paura. Perché per me, Maggie... Tu sei la cosa più bella dei mood boards. Ma... Cosa c***o dire? No, sono io il tuo principe azzurro. Vieni con me, Maggie. Maggie, vieni con me. Vieni con me, per favore, Maggie. No, con me, Maggie, cara. Tipo voleva che andasse con lei, Jody voleva farla solo... Esatto, cioè... E qui la mia credibilità se va a farsi benedire. Tranquilla, io non sono come gli altri gamberi. Non cammino all'indietro, ma solo lateralmente. Che significa? L'hanno messo in post-produzione le nacchere. Sei un marcio. E qua sognava un futuro distopico. Beh, ma possiamo sempre stringerci la mano alla maniera degli androidi. Però usiamo bel c***o. Cazzo. Guarda, intanto qua mi ha fatto un cartone, guarda. Non preoccuparti, principessa bianca. Sei libera. Ti ho detto che l'istrice infuriato sparaculi è mio. Sparaculi? Sì, infatti faceva sta ride. Ha detto sparaculi. No, sparaculi. Però faceva sta ride perché sul set continuava a dire sparaculi e tutti capivano sparaculi. Sparaculi. Però ragazzi, ovviamente c'è anche il momento in cui io sono entrato nella serie, in cui mi hanno presentato a tutti i ragazzi. Ma Ray Gulp proprio. Sì, sì, ed è il momento in cui un personaggio è nato, no? Volete vedere l'esordio di Andrew? Ma che fortuna. Ma che c***o è? Tu hai la... Siamo cattivi. Apart from the fact that they're in a famous band and you're not. Ma... Ah, è la versione inglese. Fammi vedere il tuo doppiatore. Nice camera. Nice camera. Ancora peggio tedesco, zio. No. Ganze Folge! Ganze Folge! Va. Maggie Davis. Oh, ich begleite nur Philippe. Er beendet als Privatschüler das Schuljahr. Er macht die Prüfung. Che c***o hai detto, Johnny? Per poi finire così la carriera. E i capelli gelati! Però ragazzi, io sono uscito da Ray Gulp adesso. Come sei uscito da Ray Gulp? Eh sì, sono uscito da Ray Gulp. Johnny, e non ci c'è? Sì, per entrare in Dea Kids. Ma come in Dea Kids, Johnny? Sì, vabbè ragazzi, adesso ho questo nuovo progetto in Dea Kids. Dove ma ti stai facendo la promo sul canale di Tony? Sì. Ma ora questo, sì. Dea Kids, sei un marcio. Ready Music Play, quando è? 16 dicembre. 16 dicembre, allora non lo guarderemo. Sì, sì che lo guarderemo, alle 20:25 ogni lunedì da 16 dicembre. C'è anche la Virgo. Certo. Allora lo guarderemo. Allora sì. Per la Virgic sì. E questo speciale 500.000 iscritti si conclude qui. Devo dire che c'è stato un imbarazzo generale quando vedevamo il nostro passato. Io che facevo condivisi e ti ricatto. Sì, esatto, se ti ricatto. Follia, ho toccato proprio il fondo. Sì. Beh ragazzi, praticamente quello che io adesso devo fare è salutarvi e dirvi che dovete iscrivervi al mio canale YouTube se volete i miei contenuti sbloccati. È vero. Ma prima ancora, 100.000 likes in un giorno, ci facciamo i capelli biondi. È vero. E in più, voglio spoilerare questa cosa, settimana prossima, domenica prossima, intervista tripla. Quindi, appena Tony metterà sulla community un form per fare le domande, un post per fare le domande, fate le domande per la nostra intervista tripla. Marce, fate domande marce. Marce, robe schifose del nostro passato. Sì. Fate, prendete un po' di roba qua e là e chiedeteci, fate domande. Seguiteci sui nostri social, Instagram, eccovi qua, tutti tre. Siamo un po' così, facciamo che diamo il tempo. Andate, ecco, no, nostri. Avete fatto? Vai, ecco. Fatto? Perfetto. Bene. Ma anche sul nostro canale Twitch, Pensi TV. Quando è che andiamo in onda? Dal lunedì, il martedì no, il mercoledì sì, il giovedì no e il venerdì sì. Anche se molto presto nel 2020 avrete aggiornamenti anche su Twitch. Sì. Sì, è vero, faremo cose diverse. Sì, assolutamente, vedrete. Sì. Ci vediamo la prossima domenica con un nuovo video. Bella Marcioni, vogliamo bene.
Alla grande, grazie per questi 500.000 iscritti. Siamo una famiglia gigante. Sei un marcio!